andiamo oggi a vedere le previsioni per la settimana praticamente di Natale. Arriviamo alla vigilia, cioè dal 18 al 24, compreso dicembre 2023. Quindi arriviamo proprio alla mattina di Natale, diciamo che. Allora lo farò con tre mazzi di carte, quindi fai la tua scelta. Scegli un mazzetto fra quarzo rosa, ametista, avventurina verde. Dopodiché, quando avrai ascoltato il tuo mazzetto, io ti consiglio di ascoltare anche gli altri due perché ho riscontri a sufficienza per dirvi che troverete sicuramente qualcosa rivolto a voi anche negli altri due mazzetti. Questo è il mio consiglio, poi vedete voi, va bene? Ti lascerò il timestamps giù nella descrizione di questo video, così come anche i link e le informazioni per avere i miei mazzi di carte che userò in questo video, ossia gli oracoli volume 1 e gli oracoli dell'amore che, come vedi, ho creato io. Se vuoi avere questi mazzi di carte, ti lascio tutto giù, le informazioni come arrivarci, va bene? Detto questo, bando alle ciance e andiamo a vedere cosa ci aspetta settimana prossima. Andiamo. Allora, benvenuto Quarzo Rosa, andiamo a vedere la tua settimana, la settimana che vedrà anche la vigilia di Natale, va bene? Partiamo dagli oracoli volume 1, ti lascio tutto giù, ti lascio il link giù in descrizione, per avere questo mazzo di carte se vuoi averlo. Allora, dal 18 al 24 dicembre, per tutti coloro che hanno scelto il quarzo rosa, cosa accadrà a queste persone? Dal 18 al 24 dicembre 2023, per coloro che hanno scelto il quarzo rosa. Ok, bella. L'ascesa. Poi non ho mai capito, ora apro una parentesi, perché c'è questo scendere, no? Ascendere, che scendere si va giù, invece ascendere si va su. Comunque non importa. Chiusa la parentesi. L'ascesa, vedi, c'è l'altalena, quindi è un qualcosa che ci porta in alto, no? Una salita, ma non la salita appunto nel senso di fatica, ma è vero il contrario, cioè un qualcosa, a parte questo è sull'altalena che si dondola alle funi del cielo, quindi questa sta da 10, a parte quello, ma è proprio una salita, no? Un miglioramento, un qualcosa di positivo che accade, anche proprio, come ti posso dire, emotivamente, no? Cioè una che ovviamente, una o uno, sto parlando, guardando la figura, uomo o donna che tu sia, ovviamente. Ok, quindi qui c'è un qualcosa di positivo, di bello, di emozionante, mi viene da dire che accade, ma anche proprio di cambiamento positivo, cambiamento favorevole, perché l'altalena si muove, no? Quindi viene giù, poi torna su, poi viene giù, poi torna su. Quindi un qualcosa, un cambiare posizione, una situazione che cambia in meglio, in positivo, che ti porta proprio in alto. Questa è la prima cosa che mi sento di dirti, Quarzo. Novea, novea, vabbè. E la serenità, cioè qui lo dice la parola. E siccome c'è anche questo orologio, lo vedi, no? Guarda, nemmeno a farla apposta, guarda tutte e due l'altalene, vai. Non è che tu ti metti a giocare sull'altalena, magari. Magari ho bambini, ti piglia un po' lo schiribizzo. Insomma. Quarzo rosa, qui come tu vedi ci sono due altalene, due ragazze si tentennano sull'altalena. Comunque, detto questo, davvero l'ascesa, la salita in alto, l'andare in alto nel senso come ti ho spiegato, e la serenità. Io penso più della serenità non ci sia nulla nella vita. Quindi qui c'è un qualcosa, un cambiamento appunto positivo, un cambiamento positivo in tutti i sensi, per esempio, ti spiego, in queste due carte io ci vedo fare la pace con qualcuno. Ci vedo un guarire da una qualsiasi, capisci a me, da una qualsiasi situazione tu abbia che ti dà pensiero, quindi un miglioramento, quindi un riavvicinamento, vabbè, l'abbiamo detto, una situazione magari che era ferma, che riprende a muoversi con quest'altalena, no?
un qualcosa di vecchio che si smuove, che riprende, un riavvicinamento di qualcuno, di qualcosa, insomma, queste sono tutte situazioni belle. La serenità, un qualcosa che ti aveva dato magari preoccupazione, che torna invece in positivo, ok? Quindi qui bellissime queste carte con gli oracoli. Ora andiamo a vedere i tarocchi, il mazzo di tarocchi che tu hai scelto, va bene? Quarzo rosa, queste sono bellissime già così. Andiamo a vedere cosa accadrà nella settimana dal 18 al 24 dicembre. Loro hanno 5 cose rosa. Passeranno la settimana? Quarzo prima carta, il fante di coppe. Guardatelo bene. Guarda, guarda come guarda sto pesciolino. Il valletto di coppe. Il 6 di coppe, anche qui vedi c'è la mamma, sto zitta perché voglio arrivare in fondo, eh. Quarzo rosa, l'asso di spade. Aspetta, me faccio, mettiamole di qua. Sì, così sono, perfetto, ora mi garbano di più. L'asso di spade. Quarzo rosa dal 18 al 24 dicembre 2023, 18-24, l'imperatrice, mamma, zitto, 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 quarzo rosa, aspettiamo l'ultima carta, quarzo rosa dal 18, sì, insomma, 7 di spade, sì, insomma, può capitare di peggio. Fammi vedere quei 7 di spade, però gli ci voglio buttare una carta sopra. Perfetto, il 4 di coppe. Bene, ok, è chiaro. Quarzo rosa, ora te lo posso dire. Senti, guarda, qui c'è, ma già qui ci racchiudono tutto. Ora tiro anche, dobbiamo ancora tirare sia gli oracoli dell'amore che le sibille, quindi sta calmo, quarzo rosa, aspettiamo di arrivare in fondo. Queste sono carte molto belle. Allora, qui ci potrebbe essere una situazione che riguarda una donna, una fanciulla, che può essere la sorella, la mamma, un'amica, va bene? Che ti crea un po' d'ansia. Diciamo che qui, quarzo rosa, tu potresti avere una situazione che ti tiene un po' sulle spine, nel senso c'è un qualcosa che ti dà ansia, da cui tu speri, tu tenti, tu pensi come fare per uscirne. Cioè si cerca proprio una, diciamo così, una soluzione, come fare. Dovrebbe essere una situazione che dura da tempo, nel senso un qualcosa di vecchio, quindi io non credo che sia una cosa che nasce adesso, capisci? È un qualcosa che si trascina da tempo, che ti crea, ti ha creato, ti sta creando un po' di palpitazioni, diciamo, no? Un po' di ansia. Ok, detto questo, comunque qui le carte già ci hanno detto che ritroverai senz'altro la serenità. C'è questa situazione antica che cambia. Io qui vedo arrivare una comunicazione molto importante. Una comunicazione, un invito, un qualcosa di carino che ti può arrivare, che ti verrà, ti sarà sicuramente manifestato da qualcuno. Ok? Quindi un invito, che ne so io, un invito affettivo, nel senso un invito d'amore, ma anche, come stavo dicendo, potrebbe sicuramente senz'altro arrivare anche magari da qualcun altro, non è detto si stia parlando solo di amore. Sicuramente qui c'è il cuore coinvolto, quindi c'è un qualcosa, un gesto affettuoso, ecco, un gesto carino, un gesto affettuoso da parte di qualcuno, degli elogi, dei complimenti, delle proposte, degli inviti. Qui ce ne potrebbe essere uno, sta attento, quarzo rosa, qui ce ne potrebbe essere uno di invito, di proposte, bla bla bla, a cui se tu ti potresti sottrarre, voler sottrarre.
magari è una abitudine, è una consuetudine, è una routine a cui se tu una voglia di dar seguito. Per esempio, tutti gli anni, la vigilia di Natale, io ho un altro giorno, per carità, faccio questo, questo e questo, a sto giro non ho voglia, voglio fare qualcosa di nuovo. Ok, sicuramente di nuovo. Comunque, qui c'è un qualcosa, uno spezzare un'abitudine, non so come è meglio spiegarmi, un voler cambiare qualche cosa. Comunque, qui arrivano delle comunicazioni, quindi gli auguri, delle comunicazioni carine, un gesto affettuoso più di uno, da parte di qualcuno. Però vedo anche qui il tuo atteggiamento, il tuo comportamento. Sicuramente tu manifesterai questo desiderio di cambiare, di cambiamento. Ok? Come dire, no, uno voglio, uno fa. Punto, va bene? Ma andiamo avanti, vediamo anche le sibille cosa hanno da dire e poi tiriamo anche gli oracoli dell'amore. Allora, vediamo. Carte molto belle, a me bastavano già queste due per chiudere tutto. Quarzo rosa dal 18 al 24 dicembre, come trascorreranno la settimana? Dal 18 al 24. Dal 18 al 24 dicembre. Se sentite, come l'ho preso il mazzo? Fatemi vedere sto mazzo, ma l'ho preso all'incontrario. Se sentite questo bel sottofondo, è il mio cane che sta russando, eh? Cioè, questo è una osa. Allora, andiamo avanti. Quarzo rosa. L'artista, qui dice, vabbè, il giudice, ma è l'artista. Il bambino, artista, bambino, il dono, il regalo, guarda, il gossip, quindi le chiacchiere, va bene, tiriamo in un'altra. E aiuto, e il viaggio, ok? Eccoci qua. Ora tiriamo anche gli oracoli dell'amore, così lo vediamo nella sua completezza, tutto il quadro. Tiriamo anche lo. Comunque, qui c'è sicuramente, vabbè, i regali che te lo dico a fare. Sicuramente un regalo, un qualcosa che ti viene, anche semplicemente sì, un gesto affettuoso che può essere un dono vero e proprio, ma anche una proposta, un invito, va bene. Anche perché sicuramente qui poi c'è pure sto viaggio, no? Con il gossip. Quindi qui non escludo affatto che tu vada veramente, vedi, da qualche parte, che non è una valigia vera e propria, però uno spostamento tu lo potresti sicuramente fare. Andare da qualche parte. Io continuo a vedere qui qualcuno che si sottrae da un invito, da una proposta, da qualche cosa, che si sottrae da questa cosa. Comunque, qui fanno vedere anche un progetto, un qualcosa di carino che viene fatto. Magari tu sei in procinto di partire, non tu vai proprio in questi giorni, però insomma, tu sei, diciamo che tu sei in procinto. Vediamo gli oracoli dell'amore. Io non lo escludo che tu faccia veramente un viaggio, Quarzo Rosa, non lo escludo per niente. Allora, andiamo a vedere. Dal 18 al 24 dicembre per il Quarzo Rosa. Situazione complicata. Quindi qui c'è veramente una situazione che poi però tu risolvi, c'è questo cambiamento, va bene? Dal 18, nascondere i problemi. Ok. Per il quarzo rosa. Sa di avere sbagliato. Quindi qui c'è qualcuno che sembrerebbe effettivamente sia in torto con te, eh?
Non lo ammette, ma ti ama, quindi è una persona che sicuramente ci tiene a te. No, via, anime gemelle. Quindi qui una settimana sicuramente movimentata da proposte d'amore, da incontri d'amore, da viaggi, da situazioni complicate che si risolvono. Ora tiriamo anche i segni zodiacali, eh. Ti ricordo che ho pubblicato l'oroscopo per tutti i segni zodiacali per l'anno 2024. Forte innamoramento. Insomma, queste tre credo siano abbastanza chiare. Te che dici? Ti ama, anime gemelle e forte innamoramento. Quindi qui una settimana anche all'insegna proprio dell'amore, della passione. Va bene? Vediamo i segni zodiacali. Vediamo con quali segni zodiacali avrà a che fare il quarzo rosa durante la settimana, magari capiamo meglio anche, no, di chi si parla. Allora, guarda, mi è volato subito così a bomba il segno dei pesci, pesci, il leone. Qui ci sono anche delle comunicazioni che parrebbero importanti, eh? Qualcosa che ti arriverà all'orecchio, qualcuno che ti chiama, come ti ho detto, qualche invito, magari semplicemente di auguri, per l'amor di Dio, un regalo che ti potrebbe arrivare, magari tu c'hai qualche nipote o figlio o amico, fratello, insomma, va bene? Che arriva e ti chiama. Allora, il Sagittario, con quali segni zodiacali avrà a che fare il quarzo rosa? L'acquario, il cancro, i gemelli, la vergine, acquario viene confermato. No, vediamo. Il leone lo abbiamo visto, sì, il leone viene confermato. Vediamo se ce ne danno un altro. Questi due niente. Il toro, la bilancia e i pesci che vengono confermati. Mi fermo qua. Fatemi sapere un pochino cosa state vivendo, eh? Sotto giù nei commenti e ricordatevi di andarvi a vedere l'oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali. Poi mettete un pochino tutte le cose insieme. Andiamo a vedere gli altri due mazzetti adesso. Andiamo. Ciao cara ametista, andiamo a vedere la tua settimana. Partiamo dagli oracoli volume 1. Se vuoi avere questo mazzo di carte, ti lascio il link giù nella descrizione di questo video dove ti spiego. Va bene, te le faccio vedere tutte. Allora, oracoli volume 1, andiamo a chiedere la settimana dal 18 al 24 dicembre per l'ametista. Cosa accadrà all'ametista nella settimana dal 18 al 24 dicembre 2023? Dal 18, 18. La forza come prima carta e il taglio. Qui c'è molto rosso. Qui c'è, mi viene da pensare al toro. Comunque, qui c'è molto rosso, quindi molta passione, molta passione, molta decisione, molto schium, quella sicurezza in sé, quella verve, diciamo, no? Qui ci potrebbe essere anche una presa di coscienza intesa proprio come arrivare ad una scelta, prendere una decisione di un qualche tipo per qualcosa. Questa è la prima cosa che mi sento di dire, magari forse proprio un taglio, eh? Quindi un discorso, un arrivare, insomma, a decidere di tagliare qualcosa. Poi vedremo ovviamente con tutte le altre carte che cosa tu vai a tagliare, ok? Ok, ma anche, stavo dicendo, una settimana proprio di decisione, di determinazione, di passione, ok? Un qualcosa che ti coinvolgerà. Assai, mi viene da dire. Ma proseguiamo, andiamo a vedere con il mazzo che hai scelto, andiamo a vedere cosa accadrà. Ametista, settimana dal 18 al 24 dicembre 2023, cosa accadrà a queste persone? Come vivranno la settimana? Coloro che hanno scelto l'ametista dal 18
al 24 dicembre 2023. Il 7 di bastoni come prima carta, cos'altro? Oh mamma, oddio! L'asso di denari, è bellissima sta carta, eh? Sono tutte consumate, sto mazzo di carte, perché le ho usate all'inverosimile negli anni, dal 18 al 24. Il 3 di denari, wow! Cos'altro per l'ametista dal 18 al 24? Il bagatto! Il bagatto! E il re di spade. Perfetto! Andiamo a vedere, mettiamola qui. Allora, no, via, no, via. Il sole. Oh mamma, infante di... Allora, ascolta. Ametista, guarda. Belle, 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 belle. Qui c'è anche il sole, come sono bastasse. Allora, qui abbiamo visto questo discorso, ti ho parlato di passione, beh, io te lo confermo. Allora, qui ti devo fare l'elenco di tutte le cose che vedo accadere. Sarò breve, perché se no io dovrei parlare 3 giorni per dire tutto sto ben di Dio. Allora, prima cosa, comunicazioni che arrivano sicuramente, almeno una più importante dell'altra, sicuramente. Qui fanno vedere proprio un parlare, un comunicare con qualcuno, ma anche siccome qui vedo anche il lavoro chiamato in causa, io non escludo che questo parlare, questo comunicare, sia per esempio un colloquio di lavoro, qualcuno che ti chiama, o una riunione di lavoro, i colleghi che si riuniscono per un qualcosa, magari forse proprio per una cena, perché io vedo anche in mangiare, vedo anche in mangiare, ovviamente per Natale chi è che non mangia, no? Ovviamente. Comunque qui fanno vedere anche questo, magari colleghi, una cena di lavoro fra colleghi, che ne so io, insomma, va bene. Quindi questa riunione, questo colloquio, questo parlare, questa tavola imbandita e si mangia. Questa è la prima cosa. Poi una comunicazione, un qualcosa che potrebbe essere addirittura proprio un invito vero e proprio un invito vero e proprio per fare qualcosa insieme con qualcuno. Per esempio, io qui vedo, oltre a tutto il resto, vedo questo re di spade. Quindi potrebbe essere questo uomo o donna che tu sia, che ti può invitare fuori. Penso ad un amico, se tu sei un uomo, insomma, ecco, non importa se stia parlando d'amore, attenzione, che qui quando vedo uomo o donna, tutti pensano all'amore. Non c'è scritto amore, c'è scritto in generale quello che vivrete, ok? Quindi qui c'è questo signore, ok, che potrebbe essere un personaggio, per esempio, di... Stavo guardando sta carta che è finita anche lei, non ne può più da quanto ha parlato negli anni, guarda che non ne possono più. Guarda, ametista, qui tu c'è una settimana roba da pazzi, cioè belle, 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 belle. Denaro che arriva. Denaro che arriva, un chiarimento con qualcuno, tu ti potresti chiarire o comunque un qualcosa esserti reso chiaro agli occhi, un qualcosa che viene chiarito, che viene spiegato, che ti verrà mostrato in un qualche modo, o viceversa qualcuno che noterà te, attenzione, o quello che tu hai fatto, quindi il tuo lavoro che viene visto da qualcuno, che viene apprezzato da qualcuno, che viene giudicato, fra virgolette, da qualcuno, ma in senso molto positivo. Per esempio, io qui vedo anche pubblicare qualcosa. Quindi se tu scrivi, se tu pubblichi su internet, ormai voglio dire, no? Se tu pubblichi qualcosa su internet, verrà visto o da una moltitudine di persone o comunque da una persona in particolare che ti potrebbe proporre qualcosa. Per esempio, perché qui ci può essere anche una collaborazione di un qualche tipo con qualcuno. Io continuo a vedere il lavoro, quindi se tu lo cerchi,
se tu cerchi un lavoro, qui tu lo puoi trovare, perché qui vedo anche un contratto, te l'ho detto, c'è troppe cose. Qui c'è anche un contratto, quindi ovviamente non sarà per tutti, ma se c'è qualcuno di voi che ha fatto una richiesta, che ha mandato dei curriculum, ci sta che qualcuno ti chiami per fare un colloquio e che tu gli strappi anche un contratto di lavoro, eh? Qui da queste carte c'è anche questo, Ok, così come ci può essere un'offerta vantaggiosa per un qualche, per un qualche cosa. Ok, comunque qui c'è un associarsi con qualcuno, quindi un fare un qualcosa insieme a qualcuno che può essere per lavoro, come ti ho detto, o comunque per un qualcosa di pratico che tu devi fare insieme ad altre persone. Non escludo anche un viaggio, perché qui mi fanno vedere la partenza, l'andare da qualche parte, il fare qualche cosa, magari forse proprio quel mangiare di cui ti stavo parlando. Qui c'è un qualcosa che aumenta il lavoro. Ragazzi, qui devo parlare troppo, mi fa parlare 3 giorni. Comunque, credimi, questa è una settimana bella, bella positiva. Andiamo a vedere anche le sibille, poi tiriamo gli oracoli dell'amore. Bella, bella, bella. Qui c'è un personaggio, un particolare, insomma, a cui tu tieni in modo particolare, una persona tutta ad un pezzo. Comunque, vediamo un pochino il desiderio, vedi? Esatto, qui c'è molta passione, molto desiderio, molto ametista dal 18 al 24 dicembre, ametista. Grazie, perché mezze sono scoperte, mezze no. Ho fatto un po' di casino con queste carte. Ametista dal 18 al, vedi, dal 18 al 24 dicembre, scelgo io fu prima ora. Il viaggio, guarda che ti ho detto, c'è una partenza, tu vai da qualche parte e qui c'è pure il desiderio, quindi qui c'è proprio il desiderio, dice la parola, il viaggio, la casa. Ah, ho capito, quindi magari qui tu torni a casa, per esempio, tu torni a casa, l'amore. Tu vai a casa, magari tu vivi lontano da casa tua, tu ti trovi, tu vai verso i parenti, perché qui tu vai verso casa. Qui che è successo? Ho visto una carta scoprirsi, però non so qual è lei, perché qui ci sono 240 carte. Fammele sistemare, sono un pochino disordinata oggi, come mai? Allora, Ametista dal 18 al 24 dicembre. Voglio un'altra carta, l'ultima carta. Ametista dal 18 al 24. La superbia. Ok, queste erano già scoperte. La superbia. Ma guarda. Qui c'è sicuramente, come ti ho detto, questo forte desiderio, vedi, di qui il viaggio verso la casa. Eccola qui. Quindi non so se tu ti trovi lontano, se tu ti trovi in un luogo appunto lontano dalla tua residenza o dal tuo luogo di origine, per esempio. Tu sai che qualcuno vive lontano, che ne so io. Vedi, la casa è l'amore, qui c'è l'amore per la casa. Comunque, a parte questo, oltre a questo, io lo sai cosa vedo anche? Ovviamente da tutto l'insieme, di tutte le carte. Ora tiro anche gli oracoli dell'amore dove sono. Eccoli qua, adesso tiriamo anche loro. Non sarà per tutti, è ovvio, ma qui tu potresti anche fare un contratto, prendere accordi, eccetera, per comprarla una casa. Qui c'è anche la compravendita di un immobile, perché vedi il contratto. Capito? Se non si tratta proprio di comprare l'immobile, qui si può trattare di un contratto, di un accordo, eccetera, per la ristrutturazione di un immobile, per esempio. Qui c'è un qualcosa che si va ad abbellire, so come meglio spiegarmi. Ok? Si va ad abbellire questo immobile, questa casa, insomma, questo immobile. Quindi, belle, belle, belle. Ametista, vediamo anche gli oracoli dell'amore che non parlano ovviamente solo d'amore. Ti lascio il link per avere queste carte giù nella descrizione del video. Vediamo. Ametista da
18 al 24, mancanza di fiducia, quindi chi è che non si fida di chi? Sei te che non ti fidi di qualcuno o è l'altra persona che non si fida di te? Fammi sapere. Ametista dal 18, nascondere i problemi dal 18 al 24. Oh, allora. Ametista dal 18 al 24. Ho pubblicato anche l'oroscopo per il 2024 di tutti i segni zodiacali, quindi vattelo a vedere, va bene? Ti amo, a belle. Quindi sicuramente qui c'è anche questo momento di passione che tu vivrai, eh? Ce l'hanno fatto vedere in tutti i modi, in tutte le salse. E infatti desidera intimità fisica con te. Insomma, capisci a me, ecco. Insomma, infatti l'abbiamo vista anche questa passione che tu vivrai, durante questa settimana. Dal 18 al 24 e fare un passo alla volta. Poi, mentre mischiavo, cercavo di contenere il desiderio di parlare di queste carte, mi sono volate anche queste due carte. Belle notizie che arrivano in attesa di poterti parlare. Eccola là. Qualcuno che ti vuol parlare. Ed effettivamente io ho aperto il consulto dicendoti: qui c'è un qualcosa che ti viene chiarito, c'è un colloquio. Ok, una riunione addirittura potrebbe essere o di lavoro o di più persone comunque che si ritrovano e parlano, un chiarimento che tu potresti avere da parte di qualcuno, ti ricordi? L'abbiamo detto all'inizio. Ok, all'inizio. Quindi qui ce lo stanno confermando in tutti i modi. Qui qualcuno ti esporrà, ti dirà, ti racconterà qualcosa. Comunque qui c'è proprio anche il viaggio verso la famiglia. Questa casa la dice lunga con l'amore accanto. Attenzione, ci può essere anche un incontro di passione in casa con qualcuno, un partito. Comunque, chiudiamo l'argomento. Andiamo a vedere i segni zodiacali. Fammi sapere, io voglio sapere tutto, Ametista, mi raccomando, raccontami nei commenti. Allora, con quali segni zodiacali avrà a che fare l'ametista? Ok? Andiamo a vedere. Allora, con il cancro, sicuramente, con il toro, con la vergine, con i pesci. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'ametista? Con lo scorpione, con il leone, il toro viene confermato. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'ametista durante la settimana? Con il Capricorno, con l'Ariete, con il Sagittario. Questi continuano a darmi segni zodiacali. Con il Sagittario viene confermato. Ecco, cominciano, vedi, a confermare, quindi mi fermo, fammi vedere. Con il Cancro. L'abbiamo visto il cancro, a me sembrava di sì. Esatto, viene confermato il cancro. Quindi ci possiamo, secondo me, anche fermare l'ariete. Avevamo già visto anche l'ariete. Esatto, viene confermata anche l'ariete. Basta, mi fermo. Ariete, Capricorno, Cancro, Leone, Toro, Sagittario, Vergine, Pesci, Scorpione. Fammi sapere un po' giù nei commenti e ricordati l'oroscopo del 2024, lo trovi sul canale, ho già pubblicato tutti i segni zodiacali. Insomma, poi raccontami giù nei commenti. Adesso ci andiamo a guardare l'altro mazzetto. Andiamo. Ciao avventurina verde, andiamo a vedere la tua settimana, vediamo cosa accadrà. Partiamo dagli oracoli volume 1. Se vuoi avere questo mio mazzo di carte, ti lascio il link giù, lo trovi nelle informazioni di questo video. Ma partiamo subito, poi vedremo anche le sibille, vedremo gli oracoli dell'amore, cosa hanno da raccontare e via dicendo. Allora, la settimana dal 18 al 24 dicembre per l'avventurina verde. Dal 18 al 24 dicembre 2023. L'abbandono. Ah, l'abbandono. Vediamo. Avventurina verde. La privazione. Oh, che peccato. Comunque, vediamo tutte le altre carte, per l'amor di Dio. Ma guarda, qui c'è qualcosa o qualcuno semplicemente che ti mancherà.
magari sai, siamo nel periodo delle feste, delle cose, insomma, diciamo che qui c'è qualcosa che, o qualcuno che manca, di cui ti senti privata in un certo qual modo, va bene? Avventurina verde, magari, non lo so, tu c'hai qualcuno lontano, qualcuno con cui tu vuoi trascorrere queste giornate, una di queste giornate però non c'è, insomma, qui c'è la mancanza di qualcuno, comunque il sentirsi abbandonati o privati di qualcosa. Vediamo che cos'è. Andiamo a vedere con il mazzo di tarocchi che hai scelto, avventurina verde. Poi ora ci sono tutte le altre carte, andiamo a vedere. Poi, come vi dico sempre, magari si parla di una giornata in particolare in cui tu avrai questi sentimenti, non è detto che tutta la settimana sia così. Comunque, ricordati di guardare l'oroscopo 2024 per tutti i segni zodiacali. L'ho pubblicato già, eh? Vatti a vedere anche quello che ne vale la pena. Lo trovi sul canale. Avventurina verde, settimana dal 18 al 24 dicembre. Ok, vedi il 7 di bastoni. Avventurina verde dal 18 al 24, la morte. Vedi, qui c'è un cambiamento, dunque, vedi la temperanza, bene. C'è un qualcosa che, un progetto, un qualcosa che tu dovevi fare che cambia. Il fante di bastoni. Qui ne vuole una, ne sono volate due, va bene, il 2 e il 2, il 2 di bastoni e il 2 di coppe. Aspetta, mettiamola, dove si mette? Mettiamola qua. Ok, quindi qui c'è un qualcosa che magari, vedi, lì per lì ci fa rimanere male, una comunicazione io qui vedo, Quindi qui ci arriva una notizia d'un qualche tipo. Guarda, mi viene da pensare anche a un animale domestico, un cane, un gatto. Qui c'è anche qualcosa di questo tipo. Comunque, qui c'è un qualcosa che cambia, un qualcosa di cui ci sentiamo privati, magari, e ne so io, dovevate fare un incontro, dovevate fare qualcosa con qualcuno e magari, insomma, nisba, ecco, non si può fare per un qualche motivo, ok? Non andiamo a pensare subito a cose, chissà che cosa. Quindi un cambiamento di un qualche tipo, la notizia che ci arriva da qualcuno di un cambiamento, di un grande cambiamento, però poi dopo vedo che, bene o male, la situazione riprende, capito? Qui c'è un cambiamento di situazione. Vediamo anche le sibille per farmi capire meglio di cosa magari si sta parlando. Vediamo anche le sibille. Vediamo, avventurina verde. Guarda, qui magari semplicemente potrebbe anche essere che dovevi trascorrere dei momenti con qualcuno e invece tu li trascorri con qualcun altro. Cioè, come dire, tu ti consoli con qualcun altro, non so come meglio dire. Poi sai, questi giorni di festa, è vero, sono un po' particolari, basta che manchi magari una persona o famiglia, capisci che ti voglio dire, che già uno si sente un po' così. Comunque, avventurina verde, dal 18, aiuto, eccolo qua, il soldato, magari è veramente un soldato, eh? Magari tu c'hai qualcuno lontano che indossa un uniforme, che è lontano da casa, per questo motivo, eh? Non lo escludo affatto. Vediamo. Oh, aiuto. Avventurina verde dal 18. La costanza. La disgrazia però capovolta. La matrice, vedi, è la tristezza che mi è volata un po' così. Io, secondo me, è questo. Qui c'è semplicemente qualcuno, vedi, è la speranza, qualcuno che si spera di vedere, qualcuno che si spera, con cui speriamo di passare del tempo insieme, che invece, almeno qui stiamo parlando, ve lo ricordo, di una settimana, attenzione, no? Della vita, attenzione.
Almeno in questi giorni, vedi, qui siamo privati di questa persona o di questa situazione, eh? Io questo non lo so, poi tu me lo farai sapere giù nei commenti. Quindi una settimana, ti dico la verità, Ventolina Verde, non troppo felice. Qui dopo c'è anche il cambiamento, per l'amor di Dio, non è che c'è solo, eh. Però diciamo che le carte mi mandano su questo accadimento, su questo avvenimento, che da come stanno parlando ti crea un po' di tristezza, c'è poco da fare. Qui la te non te lo posso mia, e che ti racconto, barzellette. Le carte vanno raccontate per quello che dicono, belle o brutte siano. Ecco, quindi una settimana o comunque una giornata, un avvenimento un po' inino che ti intristisce un po'. Ecco, io bisogna che ti dica la verità. Ma vediamo anche gli oracoli dell'amore. Vediamo cosa hanno da dire. Avventurina verde dal 18 al 24. Qui c'è un accadimento, una notizia, un qualche cosa che ci incupisce un po'. Arrivano le risposte che cercavi. Vedi, magari tu speravi di passare una giornata con qualcuno che invece là non c'è. Comunque, poi tu mi farai sapere giù nei commenti, va bene? Siete l'uno nei pensieri dell'altro, vedi? Magari sicuramente qualcuno che è lontano, magari come ti ho detto, vedi? Però c'è qualcosa di bello in vista per te, avventurina. Te l'ho detto, vedi la chiusura. Qui tu c'è qualcuno di lontano, la chiusura quando meno tu te l'aspetti. Qui c'è la fine di un qualche cosa o comunque l'impossibilità di vivere qualche cosa. Via, è inutile rigirarla tanto. Avventurina verde, questo è quanto. Magari semplicemente da qualcuno lontano oppure ancora, come ti ho detto, c'è qualcuno a cui tu pensi che è lontano in questi giorni qua. Però qui c'è anche una comunicazione di un qualche tipo che arriva. Attenzione, eh. Qui c'è anche una comunicazione, oltre a quello che ti ho detto, che parla proprio di alleanza, di fare un qualcosa insieme. Insomma, io però queste due già mi raccontavano. Qui ci si sente o lasciati soli o impossibilitati a fare un qualcosa. C'è un qualcosa che vorremmo fare, un qualcuno che vorremmo avere, che almeno durante queste giornate ci fanno vedere, ne saremo privati per un qualche motivo. Ok? Andiamo però a vedere i segni zodiacali che ci faranno capire magari di chi ci stanno parlando queste carte. Vediamo. Avventurina verde dal 18 al 24. Allora, la Vergine, attenzione, dico una cosa, Toro, dico una cosa, siccome c'è anche la comunicazione, attenzione, magari semplicemente veniamo a sapere di un qualcosa di triste, ma non ci succede nulla a noi, attenzione, perché insomma io ormai le leggo da tanti anni, ormai lo so cosa è, magari chi non sa mi sente parlare, oddio che succede, nulla, qui c'è la comunicazione che arriva, qualcuno che ci racconta di un qualcosa, non è detto che sia un qualcosa che accade a noi o a chi ci è vicino a noi, attenzione, eh. Perché le carte funzionano così. Siccome mi parlano di comunicazione e poi di tutto l'ambaradà, ci sta che tutto quello che ti ho raccontato, sì, ti intristisce, ma un succede a te, ti viene raccontato. Occhio. Fammi sapere nei commenti, ok? Comunque, Toro Vergine, avventurina verde, con quali segni zodiacali? Il Sagittario. Sagittario subito viene confermato. Scorpione. Capricorno, Sagittario, confermato. Quindi già il Sagittario è uscito tre volte. Il Cancro, magari è semplicemente una ricorrenza di un qualche cosa di triste. Il Toro viene confermato, poi mi farai sapere. La Vergine l'avevamo vista, sì, viene confermata la Vergine. Spostiamo queste.
Quali segni zodiacali avrà a che fare re? L'avventurina verde, ok, ho visto una volare. Il leone. Allora, scorpione, leone, capricorno, toro, vergine, cancro, sagittario, scorpione, eccolo qua. L'abbiamo messo insieme. Cos'altro? Un altro segno zodiacale o mi fermo? Vediamo. Ok, il leone l'avevamo visto? Sì, viene confermato il leone, guarda, riconfermato lo scorpione, mi fermo. Scorpione, toro, vergine, capricorno, cancro, sagittario, leone. Mi fermo qua. Fammi sapere giù nei commenti, va bene? Fammi sapere giù nei commenti che cosa vivi, che cosa sta succedendo. Guardati l'oroscopo del 2024 per tutti i segni zodiacali che ho già messo. Io vi faccio tanti tanti auguri a tutti, avventurina verde, quarzo rosa e ametista. E noi ci si vede qui, mi raccomando, al prossimo video.